pennellare la sfera di colla vinilica, poi far cadere a pioggia la porporina. Renderà la sfera molto molto luminosa. Il tema di oggi riguarda il riciclo. Ricicliamo le gabbiette di spumante, scampoli di stoffa, pizzi, quello che avete a portata di mano, e otterrete un'ottima sfera natalizia. Ecco come si fa. Iniziamo a tagliare il filo di ferro che c'è alla base della gabbietta, magari aiutandoci con delle tronchesine. Poi stacchiamo la placca metallica. Quello che ci servirà è questo. Conserviamo il filo di ferro perché dovremo ottenere da questo 8 annellini che ci serviranno per aggregare le 6 gabbiette. Ogni pezzettino di filo di ferro avrà la misura di 2 cm. Poi con l'aiuto di una pinza a punta cercare di creare l'anellino. Seguire attentamente lo schema della sistemazione delle gabbiette per la composizione della sfera. 4 di base e una superiore e una inferiore. Se il processo di unione tramite anellini crea dei problemi, possiamo ovviare a questo utilizzando dei semplici pezzetti di fil di ferro e andarli a chiudere in esterno della sfera, tanto poi verranno coperti dal fiocco che poi dopo andremo ad attaccare in fase successiva. Altra idea alternativa e magari ancora più semplice per unire le gabbiette è quella di utilizzare un ago e del filo. Unite le 5 gabbiette, girare il lavoro e assemblare anche la 6ª gabbietta. Graziosa anche questa forma primaria. Per ottenere una forma sferica, seguire attentamente il video. Praticare una leggera forza e cercare di ampliare l'apertura. Un fiocco servirà un nastrino 15 cm circa, un pezzetto di filo di ferro e poi seguire come mostra il video. Thank you.
una volta realizzato il fiocco, tagliare il filo di ferro in eccesso. In totale i fiocchi saranno 8. Per ora inserire un nastrino, un filo, un qualcosa che servirà poi per appendere la sfera. Posizionare e incollare i fiocchi laddove abbiamo messo gli anellini. L'ultimo fiocco lo andremo a posizionare tra il laccetto che abbiamo messo prima e la sfera. A fine festività penso di iniziare un nuovo progetto. Conservate tante gabbiette più che potete, perché vorrei realizzare dei cestini. Speriamo di riuscire. Ciao, grazie per avermi seguita fino a questo punto e a presto. Ciao!